Carlo, saluto tutti, anche oggi giornata particolarmente operativa per mettere in campo altri strumenti, altre iniziative a favore della nostra comunità e per contenere la diffusione del contagio. Avete visto che i dati che sembravano tanto incoraggianti in realtà si stanno attestando su una linea piatta che ha bisogno però di scendere, conseguentemente l'invito è continuare a tenere la condotta prudente che abbiamo tenuto in tutte queste settimane, dimostrando tra l'altro di essere una popolazione particolarmente responsabile. Vi dico anche che i tanti pubblicizzati provvedimenti del governo che permettono di poter portare i bambini a passeggio o che permettono di poter fare qualche uscita, qui per ora non valgono perché vige ancora l'ordinanza regionale. Lo sapremo tra un paio di giorni se la regione si allineerà al governo o se ci saranno misure più stringenti. Ovviamente ve ne daremo pronta notizia. Un pensiero particolare va oggi alle famiglie, ai ragazzi, alle persone che sono affette da autismo. È la giornata mondiale dell'autismo. Un pensiero particolare perché non è facile essere costretti a essere chiusi in casa, ad essere blindati, soprattutto per persone che hanno dei problemi di carattere comportamentale, mentale, cognitivo. Ricordo però a tutti che queste persone possono, con autodichiarazione e certificato medico, poter fare delle passeggiate di tipo terapeutico. Quindi a loro è consentito e lo sottolineo perché qualcuno sui social aveva chiesto proprio informazioni. Si avvicina la Pasqua, un momento particolarmente sentito dalla comunità di tutti i credenti, ma è un momento di comunità, di festa per tutta la nostra città, per tutta Italia. Trovate nel sito internet del comune tutte le attività che svolgono consegna di alimentari o di pasti a domicilio, quindi se qualcuno vuole approvvigionarsi di qualche piatto o pietanza particolare lo può fare rivolgendosi alla professionalità di chi ha aderito a questo elenco. E invece devo censurare e criticare quanti, ci sono arrivate anche qui delle segnalazioni ben chiare, fanno entrare in casa barbieri, parrucchieri, estetiste per prepararsi a Natale. Guardate, non è il caso di pensare alla messa in piega o alla ceretta in questo momento, è molto più importante pensare alla salute, anche perché, soprattutto se ci si rivolge a persone che non hanno alcuna professionalità, che sono abusive, sappiate che spazzole, pettine o altri strumenti possono essere un veicolo micidiale di diffusione del contagio e conseguentemente vi chiediamo di essere prudenti. Ripeto, meno messa in piega, meno cerette, magari barbe, capelli purtroppo più lunghi, ma pensiamo prima di tutto alla nostra salute. Da lunedì sarà disponibile sul sito sia il regolamento sia il modulo per la richiesta dei buoni alimentari. Vi prego, lunedì controllate se entrate in queste categorie. Abbiamo cercato di creare un regolamento che consenta alle persone che realmente sono state colpite in questo particolare frangente, quindi l'emergenza coronavirus, dal punto di vista reddituale, di poter fare una spesa almeno per un mese e una tantum purtroppo. Una spesa che possa consentire loro di tirare un sospiro di sollievo. Da lunedì sarà operativo anche il servizio di assistenza psicologica, 4 persone a rotazione, trovate orari e giornate di disponibilità sul sito internet del comune già adesso. Se avete bisogno di una parola di conforto, di incoraggiamento, di un aiuto, di un sollievo psicologico, chiamate senza esitazione. Dopodiché, per problemi più seri, verrete indirizzati per ricevere un aiuto qualificato. Lunedì partirà anche il servizio di 4 volontari della Protezione Civile che chiameranno 3.500 persone anziane che hanno più di 70 anni. Ho pensato che fosse indispensabile chiedere, sapere come stanno queste persone che sono sole, se hanno bisogno del nostro aiuto, del nostro intervento. Ho ricevuto la notizia dai volontari della Protezione Civile di 10 segnalazioni di furto di mascherine dalle abitazioni, cioè prelevate dalla cassetta elettrica. È un atteggiamento da voltoi, da carogne. 10 segnalazioni sono ovviamente poche rispetto a tutte quelle fatte, ma sono troppe, perché questo non è il momento, ripeto, di carogne che vanno a rubare le mascherine, ma è il momento della solidarietà, dell'unità, della responsabilità e del rispetto. Quindi, se vedete qualcuno che prende le mascherine della cassetta elettrica, chiamate immediatamente le forze dell'ordine. Sta commettendo un reato. Infine, voglio dirvi che, a dimostrazione che esiste un sistema in questa città, un sistema che mette insieme cittadini e istituzioni, che mette insieme categorie e istituzioni, che mette insieme enti diversi tra di loro, che collaborano istantaneamente nell'ottica di avere una coesione, una forza, no? Per dare risposta ai cittadini. Nell'arco di 24 ore, attraverso una telefonata e una videoconferenza tra l'azienda sanitaria, il dottor Bomben, del Dipartimento di Salute e Prevenzione, la Fiera, col presidente Pujati e il sottoscritto, siamo riusciti a risolvere un problema gravoso relativo ad un luogo in cui fare i tamponi per i cittadini. C'è l'input di aumentarli, ma conseguentemente non potevamo continuare ad avere più parti, più siti in cui fare questi tamponi.
e quindi la fiera diventerà hub per poter raccogliere i tamponi stessi, lo si farà direttamente dalle macchine delle persone che verranno chiamate. Ripeto, andranno solamente coloro i quali verranno chiamati a fare il tampone, non andateci perché non ve lo faranno, e spostando lì tutte le strumentazioni, l'organizzazione logistica per poterlo fare, coordinati e supportati anche dalla protezione civile. È un bel gesto di operatività all'interno di un contesto che è profondamente fiaccato ovviamente dall'emergenza. In bocca al lupo a tutti, un abbraccio, teniamo duro.